Boh, detto questo, precisato questo, se sarà bisogno lo ripreciserò ancora. Andiamo invece al discorso là dei pastorelli di Fatima. Ed è un discorso. Andiamo un attimo, cambio libreria. Ed è un discorso, dico, un po' pesantino. Perché? Perché è un discorso pesantino? Innanzitutto dobbiamo dirci una cosetta. Le apparizioni della Madonna fra i cattolici si contano a milioni. Ricordo che negli anni 50, che era la Madonna Pellegrina, e vedeva la Madonna in giro per tutta Italia. Anche adesso che c'è un po' di gente, anche qua sull'altipiano di Asiago, vicino, che vede la Madonna, che tira fedeli a... Oh, ho visto la Madonna, mi dà questo messaggio, piange la Madonnina Civitavecchia. Cioè, porcate del genere che ne a tonnellate. E una porcata non è che qualifica un'altra, cioè non è che queste sono porcate, o la Madonnina di Civitavecchia è una porcata, mentre invece quella di Fatima è vero. Cos'è che differenzia le varie cosette? Le cose sono differenziate perché a Fatima ci sono tre ragazzini, cioè erano coinvolte tre ragazzini. E questi tre ragazzini sono stati abbastanza massacrati, cioè interrogati sulle varie apparizioni. E la Chiesa Cattolica, siccome ha trovato che questo era inoffensivo, mentre invece se sei il prete che hai 2.000 fedeli, 3.000 fedeli vicini all'altopiano di Asiago, quello chiede potere. Se sei il vescovo di Civitavecchia che ha Madonna che ha pianto fra le mani, quello come minimo che deve essere considerato un santo già in partenza, cioè... E ci sono delle cose che paghi ben di più che non incontrare ragazzini analfabeti del Portogallo. In che situazione eravamo? Intanto era il 1917. Cosa c'era nel 1917? Forse qualcuno ormai si è dimenticato, no? In Russia c'era stata la rivoluzione del 1905. I movimenti operai in Germania, in Austria si stavano organizzando. C'era già stata, tutta una serie di pseudo-insurrezioni precedenti. C'erano lotte operaie piuttosto durissime con molti morti. C'è stata la rivoluzione, ripeto, del 1905 in Russia, la prima rivoluzione che ha buttato giù lo zar. Si stava preparando la rivoluzione del 17 e c'era la prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale con movimento anarchico, movimento socialista piuttosto forte, per cui tutta una serie di tensioni che si riversarono direttamente sulla Chiesa Cattolica. Cioè, ricordiamo il non interventismo dei socialisti nel 17, ricordiamo insomma tutto quello che c'era uno scontro durissimo, anche perché proprio in quegli anni si va a gettare le basi di quello che sarà il futuro ateismo, anche se farà una fatica terribile a venire fuori. A questi movimenti, che di solito la gente li capisce sempre un pochino tardi, li capiscono un po' prima i preti. E i preti avevano già cominciato da mo' a tuonare dai pulpiti, avevano cominciato a tuonare e a massacrare un po' i fedeli contro questi rossi, contro questi comunisti che si mangiano i bambini. Ora, a me non mi interessa niente che ideologia abbiate o non abbiate, siete comunisti contro i comunisti, con i socialisti, con i destri, non me ne frego niente. Io prendo atto di quello che era la situazione allora. E anche se io ho sempre avuto simpatie a sinistra è anche molto forte. E questi tre ragazzini sono stati praticamente, uso il termine massacrato perché dal punto di vista psicologico è più corretto, cioè è stato esaltato, stati esaltati. E in più ricordate che erano pastori, erano gente poverissima che non aveva nessuna possibilità di cambiare la propria situazione sociale. E ricordatevi che quando ci sono il passaggio dall'età puberale all'età adulta c'è un passaggio vorticoso dell'energia, cioè tutti i fenomeni poltergeist più o meno documentati avvengono sempre nel periodo puberale o prepuberale dei bambini, sempre perché c'è un passaggio spaventoso di energia. Cosa è successo? Successo che probabilmente questi bambini hanno visto qualcosa, hanno assistito a qualcosa, probabilmente qualcosa si è anche manifestato e quel qualcosa si è manifestato nella loro visione sotto forma della Madonna.
spiriti neri ne esistono a tonnellate. Enfatizzare è facilissimo, in psicologia e in psichiatria mesi matti in manicomi nella fuori testa per questo motivo, e questi tre ragazzini sono diventati il simbolo per combattere l'ateismo. Perché? Perché se chiaramente appare la Madonna, è ovvio che gli atei hanno torto. Dunque, quei atei idioti che dicono che Dio non esiste, vedo che apparsa la Madonna, sicuramente esiste. È chiaro il discorso? Questi tre ragazzini sono diventati automaticamente importanti. Hanno avuto finalmente l'attenzione del mondo cui agognavano e è stato alimentato questa enfatizzazione a valanga. Cos'erano questi segreti di Fatima? La Russia, la persecuzione della Chiesa e l'ultimo, ce lo dice Wojtyla, era io che sono stato ferito. Attenzione. Russia, persecuzione della Chiesa, lui ferito. È come se uno che fa il trafficante di schiavi venisse a dirmi, io sarò perseguitato perché verrò messo in galera. Cioè, uno che fa il spacciatore di eroina dice io sarò perseguitato perché spaccio eroina. Perché è esattamente la stessa e identica cosa. E il fatto che questo sia stata un'operazione anti-atea, non lo dico io. Io qui ho solo tre articoletti, ed sono presi da Repubblica del 15 maggio del 2000. Il cardinale brasiliano Araújo, che ha concelebrato con il Papa Fatima, ha detto un testamento spirituale contro l'ateismo del mondo. Semplicemente l'uso di questi tre ragazzini è stata una vera e propria operazione di guerra nei confronti dell'ateismo. Siccome il cattolicesimo non ha nessuna arma per combattere l'ateismo, siccome tutte le dimostrazioni dell'esistenza di Dio fanno pisciare addosso i polli, siccome non esiste nessun motivo per cui gli esseri umani si inginocchiano e si prostrino o distruggano la loro vita, e allora si usano queste scene da baraccone, si usano dei bambini per costringere le persone in ginocchio. Questa è l'unica realtà sostanziale del discorso di Fatima. Il fatto stesso che poi, attenzione, il cosiddetto terzo grande segreto, scritto da Lucia negli anni 40, guarda caso quando la guerra ormai stava arrivando, il comunismo baffone, poteva esserci l'invasione dell'Occidente, il Papa che poteva essere colpito ha scritto queste quattro cazzate. Il discorso del terzo segreto rimbalza alla fiera del libro di Torino, dove c'è un convegno, no? Un Dio, e dice Vattino, un Dio che pensa di rivelare nel 17 che i cristiani sarebbero stati perseguitati e non parla della Shoah di 6 milioni di ebrei, è un Dio che non è credibile. Non lo dico io, lo dice Vattino, che è un filosofo cattolico. L'effetto Fatima alla Fiera del Libro di Torino ha il volto dello scetticismo dei teologi e dei filosofi radunati da Micromega a un dibattito sull'esistenza di Dio, ma anche il volto delle 100 copie del libro intervista ai testimoni del miracolo bruciato in due giorni nello stand di Ancona Edizioni, cioè in pratica vende Tiraschei. Prima dell'inizio del dibattito con Cacciari, che di Fatima non vuol nemmeno parlarne, Gianni Vattino, che è cattolico, ripeto ancora, spara a zero. Quelli di Fatima sono i segreti di Pulcinella. Dice l'intervistatore, è un giudizio severo. Ma di quali segreti stiamo parlando? Che bisognasse convertire la Russia veniva in mente a chiunque. Che un vescovo bianco potesse essere oggetto di un attentato era un'eventualità. Penso a quei poveri cinque papi che hanno vissuto nel terrore. Cioè,
Lei sta cercando di rendere razionale un miracolo. Queste rivelazioni a posteriori, dice sempre Vatino, sono cose da saltimbanchi. Per cui che Wojtyla fosse un saltimbanco, non lo dico io, lo dice Gianni Vattino, un filosofo cattolico. I miracoli sono quelli sorretti dalle affermazioni delle sacre scritture, di rivelazioni a posteriori sono piene le religioni. Attenzione, dice sempre Vattino, 2 anni fa dell'elefantino di Gilgamesh, la statua dell'elefantino di Gilgamesh beveva latte. C'erano i testimoni degni di essere creduti. Questa vicenda di Fatima credo che imbarazzi i credenti più di chiunque altro. In realtà siamo arrivati a un punto in cui i cattolici sono costretti ad usare queste porcate perché non hanno altro a loro disposizione. Ha ingannato, truffato, bruciato, torturato, sodomizzato, distrutto, annientato l'intero genere umano. Sono responsabili di decine, centinaia di milioni di morti, di strage, in ossequio agli ordini del loro Dio. Non hanno altro che non queste porcate. Non gli è rimasto altro. Per cui Vattino può fare anche tutti i salti che vuole dal punto di vista ideologico e giustificare la propria soggettività, il proprio essere cattolico, il proprio essere cristiano. Però il cattolicesimo è ridotto solo ad una porcheria. E infatti non esiste altro. Per cui questo segreto di Fatima tanto pompato non era altro che un'invenzione, e anche piuttosto squallida, per dire vedete che Dio esiste, vedete che la Madonna esiste. Ed è veramente miserabile che delle persone vengano messe in ginocchio con questi trucchi da pagliaccio, veramente miserabile. Cioè, se qualcuno può dare a Wojtyla del pagliaccio, deve dargli 100.000 volte del pagliaccio, perché uno che si riduce a costringere persone in ginocchio con questi trucchi da vigliacco è veramente saltimbanco, ha ragione Vattino. Con rispetto per i saltimbanchi che fanno un mestiere onorevole. Bene, detto questo, e passiamoci a qualche altra notiziola, no? Passiamoci a qualche altra notiziola un po' più vecchia. Giovane uccide il padre, per lui ero indemoniato. Credo che questa vicenda di Treviso, no? Giovane uccide il padre, per lui era indemoniato, è letteralmente sparita dai giornali.